Iveco continua a credere e ad investire nel biometano, proprio perché è una tecnologia in grado di decarbonizzare oggi il segmento del trasporto, soprattutto quello pesante. Ne è un esempio la filiera di economia circolare che stiamo supportando oggi con questi mezzi alimentati a biometano. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Luca Brenna, sono direttore commerciale e responsabile di impatto di Terzo Ampuglia. L'azienda è stata fondata nel 1974 da un imprenditore, o meglio da un visionario, Silvestro Delle Foglie. Un visionario perché una persona che nel 1974 capisce che temi di scarsa fertilizzazione dei territori sarebbero stati un problema negli anni, o meglio nei decenni a venire. Pensate che all'epoca, anni 70, non esisteva neanche una normativa sul compostaggio. Passano gli anni, sicuramente ci sono molte più persone, molte più realtà affini a valori come i nostri. Tra queste abbiamo avuto la fortuna di incontrare circa un anno e mezzo fa, lungo il nostro cammino, Andriani, una realtà sul territorio pugliese importantissima, di riferimento non solo dal punto di vista imprenditoriale, ma con al proprio interno una cultura di valori vera, fattuale, su temi di sostenibilità, economia circolare, obiettivi di mitigazione carbonica e quant'altro. Quando si condivide lo stesso sistema di valori, tutto viene enormemente più semplice, più fluido, e quindi la possibilità di conoscere Andriani è stata la possibilità di trovare una realtà di eccellenza sul territorio pugliese che fosse l'incastro perfetto. Andriani, Agrifood, per cui l'incastro è stato semplice e immediato, ossia l'intercettazione di una parte dei loro sottoprodotti industriali per andare a produrre un biofertilizzante che viene loro restituito e per andare anche a produrre il biometano che loro innestano nella loro filiera. Quindi questa è veramente la dimostrazione di come, quando si condivide lo stesso sistema di valori, tutto venga enormemente più semplice. Fortunatamente non siamo i soli a credere nel biometano. Ci conforta la posizione del governo italiano, che si è espresso chiaramente per l'utilizzo dei biocarburanti nell'ottica di raggiungere i target sfidanti di decarbonizzazione imposti dall'Unione Europea.